Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 25, Takashi Song. Reika. Il dolore ha molte forme, spesso assume le sembianze di qualcosa di bello così da fregarci meglio. Nel mio caso, il dolore quel giorno aveva l'aspetto di un giovane uomo dai lunghi capelli neri, la pelle chiara e gli occhi intensi. La sua voce superò tutte le mie note riducendole in polvere quando disse: Reika, devi lasciare Sasuke. Takashi mi accoglie con il suo solito sorriso. Oggi è vestito piuttosto elegante. Mi spiega che è appena tornato da una riunione che si è svolta in uno dei palazzi del gruppo Kawashima Industries. È stata davvero difficile, una vera rottura a dirla tutta. Sasuke mi ha avvisato che saresti passata per esercitarti al pianoforte. Lui non è con te? Arriverà appena terminato gli allenamenti di Kendo. Spero tanto di non disturbarti, Takashi-san. Il fatto è che ho bisogno di esercitarmi il più possibile e visto che i vostri genitori non ci sono, Sasuke dice che posso approfittarne. Però se è un fastidio per te, dimmelo per favore. Non c'è problema, accomodati. Suona quello che vuoi, io intanto vado a cambiarmi. Mentre si allontana prendo degli spartiti dal mio zaino. Takashi ha un'aria strana oggi, sembra preoccupato. Quella riunione deve essere stata terribile. Comunque, non sono affari miei e ringrazio mentalmente Sasuke per avermi consigliata di suonare questo splendido strumento. Inizio un complicato brano di Mozart, la Turkish March, e mi perdo nella sua musica. Takashi torna dopo qualche minuto e lo sorprende ad osservarmi dalla porta della grande sala. Ora indossa un abbigliamento casual che gli sta d'incanto. I suoi capelli sono sciolti e gli sfiorano le spalle. È molto bello, non c'è che dire. Se non fossi innamorata del fratello, mi sentirei veramente in imbarazzo nello stare da sola con lui. Continuo a fissarmi così intensamente che non riesco a finire la mia esecuzione. Qualcosa non va, Takashi-san? Mi sembri, non so, preoccupato. No, va tutto bene. Suona qualcos'altro, Reika. Ok, hai qualche preferenza? Gli domando sempre più agitata. Conosci Sadness and Sorrow? Di Toshiro Masuda? Sì, certo, è tra i miei autori contemporanei preferiti. Va bene, certo è triste come motivo, ma se vuoi... Più che altro è adatto. Suonalo, per favore. La sua voce è ferma e rigida. Takashi ha qualcosa di davvero strano oggi, talmente tanto che mi passa la voglia di parlare con lui, e così inizio il brano richiesto. Lo conosco a memoria, quindi non necessito di spartiti. Chiudo gli occhi e la musica parte lenta e quasi dolorosa. Lui intanto si siede accanto a me, osservando le mie mani che si muovono sicure sui tasti. Suono una buona parte di questa triste melodia fino a quando la sua voce mi interrompe spezzandomi il cuore. Reika, devi lasciare mio fratello. Le mie mani si bloccano e mi giro a fissarlo in volto. Cosa ha detto? Di cosa parla? Non posso aver udito bene, non è possibile. Tu non sei adatta per lui. Pensavo che la vostra fosse solo una storiella, che Sasuke si stesse giusto togliendo qualche sfizio, ma ormai va avanti da troppo tempo e di tempo ce ne resta davvero poco. Il diploma è vicino per entrambi ed è ora che Sasuke cresca. Ma di cosa parli? Perché mi stai dicendo queste cose? Sono completamente immobile e spaventata. Gli occhi di Takashi sono freddi e inespressivi. Non è lo stesso ragazzo che ho conosciuto in questi mesi. Non è la stessa persona che si è finalmente riavvicinata a Sasuke. Cosa sta succedendo? Te lo dico perché Sasuke è testardo e pur di non darla vinta a noi, andrebbe avanti fino all'infinito con questa farsa. Farsa? Il mio rapporto con Sasuke sarebbe questo? E cosa intendi con noi? Intendo la famiglia Kawashima, la mia famiglia. Reika-chan, finito il liceo, Sasuke verrà a lavorare con me diventando il capo di uno dei rami più importanti dell'industria Kawashima. Mi ci sono voluti anni per convincere nostro padre che mio fratello ne è all'altezza. E ora che le cose sono andate in porto, non posso permettere che si giochi il suo futuro proseguendo con questa storiella inutile. La nostra storia non è inutile! Gli urlo contro, avendo ormai perso la pazienza e di conseguenza il tatto. Io e Sasuke stiamo bene insieme. Stiamo crescendo, migliorandoci insieme. Come puoi dire che questo sia inutile? Takashi si alza e si volta verso una finestra, osservando l'orizzonte. Intanto il mio volto prende colore per la collera e le mani iniziano a tremarmi violentemente mentre le lacrime si preparano ad uscire. Quando Takashi prende fiato,
Per parlare so già, lo so in anticipo, che il mio cuore andrà definitivamente in pezzi. Il pianoforte che stai suonando, non potresti permettertelo nemmeno tra 10 anni. E a me è stato regalato quando ne avevo soltanto 7. Questa casa, tutto quello che vedi, dimmi, c'è qualcosa in comune con la tua? Non lo capisci? Non sei abbastanza per uno come mio fratello. Quando anche il suo nome sarà sulla bocca di tutti, come lo è oggi il mio, pensi davvero che potrà presentarsi con una persona del tuo livello accanto? Tuo padre vive di lavori saltuari, Reika, e da quello che le mie fonti mi hanno riferito, è emerso anche il suo debole per la bottiglia. Ho saputo anche dei tuoi trascorsi con quel teppista di Akira Miura. È stato inconcepibile capire che la straniera di cui parlava eri tu. Riflettici un attimo. Che cosa puoi offrire a Sasuke? Mio fratello è un Kawashima, un nome conosciuto non solo a Tokyo, ma in gran parte del mondo. Tu, chi sei? Una ragazza senza madre con un padre fallito che attualmente non vive con te. Se puoi frequentare una scuola come la Ibiya, lo devi solo alla pietà della famiglia Genda. Non sei abbastanza per lui e non lo potrai mai essere. Finirai col fargli passare una vita mediocre quando Sasuke può avere il meglio. Inoltre, il tuo aspetto è un'offesa alle nostre generazioni passate. Mio padre preferirebbe diseredare Sasuke piuttosto che accettarti come sua fidanzata. Fa male. Il mio petto è come se venisse squarciato da espellere il cuore, ma nonostante tutto non riesco ancora ad arrendermi. Io posso offrirgli la felicità che vuole, maledizione Takashi-san. Sono stata io a dirgli di darti una possibilità perché mi avevi davvero convinta di voler bene a tuo fratello. E tu ora come lo ripaghi? Cercando di distruggere me che sono così importante per Sasuke. Tu non sei importante per Sasuke. Sei solo un passatempo di turno. Pensi davvero che verrà con te a New York? E per fare cosa? Già, sono al corrente anche della tua richiesta di ammissione alla Juilliard. Non abbiamo azienda a New York. Vuoi che anche Sasuke finisca per essere un fallito come tuo padre? Lascialo, Reika. Evita dell'umiliazione di venire lasciata da lui. Perché lo farà. E presto. No, lui non lo farebbe mai. Lui ci tiene davvero a me. E non gli importa niente se non ho il classico aspetto delle donne giapponesi. Gli piaccio così come sono, quella che sono. Oh, invece ti lascerei come. È una cosa necessaria alla famiglia, quindi lo farà. Ma visto che non voglio passare del tutto per un insensibile, ti propongo un affare. Allontanati da lui. Ed io in cambio ti assicurerò l'ingresso alla Juilliard. Credimi, ne ho il potere. Takashi mi guarda come si osserva un oggetto senza valore, con distacco, con freddezza. Non riesco a dirgli nulla, non riesco a rispondergli. Mi sento totalmente annientata. Corro via veloce, scappando da quella casa così tetra che tutto assorbe e vomita fuori in maniera distorta. Corro lontano fino a quando i polmoni mi fanno male e allora mi fermo sedendomi sulla panchina di un parco pubblico. Il dolore non sono le parole di Takashi, né il suo sguardo. Il dolore è la verità di ciò che ha detto. Perché le cose che non si possono dire, la mia mente me le urla contro. Sasuke mi lascerà, perché è vero che io non sono abbastanza per lui. Come non lo sono per Max, per farlo smettere di bere, tanto che ha preferito una sconosciuta a me. Io non sono abbastanza per nessuno. Io sono solo Reika King, un guscio vuoto, in una città che mi detesta. Rio. Aiko-chan continua a diventare rossa come un peperone quando l'aiuta a spogliarsi. Quindi cerco sempre di evitare di fissarla troppo in questo delicato atto che precede l'infilarsi sotto le calde coperte del mio letto. Solo che con quel seno enorme e meraviglioso che si ritrova, che ci posso fare se tutte le volte ne resto piacevolmente impressionato? Ryokun, lo stai facendo di nuovo? Eh? Oh, scusa, va bene, dai, se mi giro va meglio? Sento il rumore dei suoi vestiti che finiscono sul pavimento e attendo il suo cenno per muovermi. Adesso puoi voltarti. La mia ragazza si è infilata nel letto tirandosi la coperta fino alle orecchie. È troppo carina e nonostante sia di una timidezza fuori dal comune, solo a pensare che è lì nuda tutta per me mi provoca una certa reazione che mi costringe a spogliarmi in 2 secondi netti e a tuffarmi nel letto vicino a lei, senza lasciarle vedere nulla della mia intimità. La prima volta è stato piuttosto complicato. Non solo perché Aiko si è imbarazzata di tutto facilmente, ma soprattutto perché era anche la sua prima volta. Ma adesso le cose sono più semplici. Ho imparato a conoscerla e rispettare i suoi ritmi. Li accetto senza forzarli. Non vorrei mai provocare in lei nessun disagio.
Quindi, come sempre, mi sdraio supino a letto e attendo che lei sia pronta. Quando lo è, Aiko prende coraggio e si avvicina a me abbracciandomi con poca e dolcissima forza. Io faccio uno sforzo sovrumano nel trattenermi e quindi nell'evitare di saltarle su in un impeto emotivo di piena eccitazione e cerco non solo di rispondere al suo abbraccio facendola sentire al sicuro. Di solito lei chiude gli occhi e mi resta accanto per un certo tempo fino a quando iniziamo a baciarci e a lasciarci andare lentamente. Oggi però mi sembra diverso. Quando meno me l'aspetto, infatti, mi sale sopra guardandomi fissa negli occhi. Io resto immobile. Insomma, non proprio tutto in me resta immobile, ma giuro che ci provo e la osservo non capendo bene cosa sta succedendo. Ryokun, se non ti dispiace, oggi vorrei provare a condurre io. Condurre? Oh dei del cielo! Esattamente di cosa stiamo parlando? Sì, vedi, Reika-chan dice che è come una danza alla pari. Una volta conduce l'uomo e una volta conduce la donna. Lei sa esprimersi meglio e non è mai volgare nel farlo. Mi ha suggerito un paio di cose in confidenza che vorrei provare con te se non ti dispiace. Oh cavolo, che le avrà detto? Considerando che sta con quel maniaco di Sasuke, ma cosa sto pensando? Aiko-chan, fai di me quel che vuoi. Mi sa che l'ho detto con troppo entusiasmo, ma insomma io lo conosco bene Sasuke. E se sta con una ragazza da così tanto tempo non credo che sia solo per il buon carattere di lei. Aiko non sembra essersela presa, anzi mi sorride e mi ringrazia addirittura. L'ultimo pensiero di senso compiuto che ho fatto è stato chiedermi che cosa possano suggerirsi due ragazze quando parlano di sesso. Poi quando Aiko ha iniziato a mettere in pratica queste loro chiacchiere, ho giurato a me stesso di offrirmi volontario per fare da testimone al matrimonio di Reika e Sasuke, perché lui sarebbe proprio fuori di testa se si facesse scappare una ragazza che lo ama ed è capace di certe manovre. Sasuke. Quel maledetto treno non voleva saperne di passare oggi. E Ryo doveva riaccompagnarmi a casa in motorino. Mi ha dato buca all'ultimo momento. Si vede che Aiko aveva altri progetti per loro. Pazienza. Non vedo l'ora di avere un'automobile tutta mia. Tak-chan, ciao. Quel cazzo di treno è in ritardo. Lei si sta ancora esercitando? È andata via qualche minuto fa. Si è ricordata che aveva delle cose urgenti da fare. Cose urgenti? Strano. Pensavo si sarebbe esercitata per tutto il pomeriggio. Ha suonato qualche brano e poi se n'è andata. Evidentemente erano commissioni importanti. Qualcosa di più importante che suonare? Non credo proprio. Prova a chiamarla sul cellulare. Sasuke, senti. Prima di chiamare Reishan, vorrei parlarti di una cosa importante. Ah sì? Ok. Che succede? Volevo attendere sabato e darti la notizia durante la tua festa. Ma forse è meglio parlarle in privato. Takashi è molto serio, tanto da rendermi nervoso. Mi metto seduto e lo ascolto. Mi viene così comunicato che dopo la laurea alla Todai diventerò il presidente della sede Kawashima di Shibuya. Non sarò un dipendente qualunque, né il vice di Takashi, ma sarò il presidente in tutto e per tutto. Per far sì che questo accada nel migliore dei modi, dovrò studiare ed iniziare ad affiancarmi a mio fratello per affacciarmi al mondo degli affari. Tak-chan mi spiega che nostro padre è d'accordo e che ha già parlato col comitato esecutivo. Mi illustra un sacco di dettagli, incluso il tipo di percorso di studi che dovrò intraprendere alla Todai per far sì di avere tutte le basi del mestiere. Le informazioni mi sommergono come una valanga. Takashi parla col sorriso sulle labbra. È felice per me e io non so cosa dire o come rispondere. Poi rientra nostro padre prima del solito e si unisce alla conversazione. Quando sembra essere stato detto tutto, almeno da loro due, mio padre si mette di fronte a me e mi osserva. Io cerco di sostenere il suo sguardo fino a quando gli sento dire qualcosa che mai avrei immaginato possibile. Rendimi fiero di te, Sasuke. Mi mette una mano in testa e mi scompiglia i capelli, gesto che faceva a Takashi quando era più piccolo. Poi ci saluta e si dirige nel suo studio. Osservo la sua schiena e poco dopo è Takashi ad attirare la mia attenzione. Sai, Otuto, è il suo modo di dirti che per lui sei in tutto e per tutto un Kawashima, importante esattamente quanto lo sono io. Saremo noi due il futuro di questa famiglia, Sasuke. Adesso devi solo impegnarti nello studio e poi tutti sapranno quanto vali. Sono davvero fiero di te. Lo sono sempre stato. Questo è quello che ho sempre voluto, sentirmi parte di questa famiglia e non essere più considerato l'ombra di mio fratello. Questo è quello che ho sempre desiderato da quando ho memoria. Essere davvero Sasuke Kawashima.
Takashi mi chiede di uscire con lui per andare a vedere qualche automobile insieme. Io lo seguo col cuore gonfio di emozioni. Preso dal tanto entusiasmo, non ho più telefonato a Reika. Reika. Ho chiamato Hirokun e gli ho raccontato del mio colloquio con Takashi. Lui dice di non preoccuparsi, che indipendentemente da quello che può dire il fratello maggiore, Sasuke non rinuncerà mai a me. Io non riesco ad essere così ottimista. Dopodomani sarà il suo compleanno. Osservo il pacchetto nel quale è contenuto il suo regalo. All'interno vi è un DVD sul quale ci sono tutte le foto e i filmati che abbiamo fatto in questi mesi di scuola. La colonna sonora sono alcuni miei brani che ho suonato e registrato per Sasuke nell'aula di musica delle Ibiglia. Le immagini e i filmati sono opera di Ryo, che è molto bravo in queste cose. Non ci siamo solo io e Sasuke, ma anche Ryo, Aiko, Misaki e il resto della classe. Diciamo che è una piccola raccolta di ricordi per Sasuke. E poi c'è un biglietto, andata e ritorno, New York-Tokyo, a suo nome. 3 giorni fa è arrivata la conferma. Il mio pezzo è piaciuto agli esaminatori della Juilliard. Preso il diploma, mi attendono per una prova dal vivo, che decreterà ufficialmente la mia iscrizione al nuovo anno accademico. Voglio chiedere a Sasuke di venire con me al provino. Passeremo 3 giorni a New York, da soli. Hiroshi non verrà. Gli ho spiegato che voglio che sia Sasuke ad accompagnarmi per questo esame. Voglio dimostrargli che il mio mondo non è poi così grande e che le lunghe distanze si possono percorrere semplicemente prendendo un aereo. Il mondo può essere minuscolo rispetto ad un sentimento come il nostro. Se verrò ufficialmente ammessa, partirò definitivamente per New York ad agosto. Allora Hiro verrà con me, ma prenderà un appartamento in affitto per conto suo e lo farà indipendentemente dalla mia situazione sentimentale. Adesso che i confini sono finalmente delineati, è giusto proseguire nella direzione corretta. Ripenso alle parole di Takashi e mi viene mal di pancia. Avrà riferito a Sasuke le informazioni che ha ottenuto su di me e sulla mia famiglia? Sono sola nella mia stanza, stesa sul letto, e non sento altro che il mio cuore che batte impazzito. Hiro dice che andrà tutto bene, ma Sasuke non si è ancora fatto sentire. Che invece Takashi non gli abbia detto nulla di quello che è successo. Forse si è reso conto di aver sbagliato e magari sabato mi chiederà scusa. Devo convincermi che andrà così, o impazzirò. Avanti, Reika, fatti forza. Vai avanti. Mi alzo e accendo il portatile. Su un motore di ricerca digito quello che mi serve. Dopo qualche clic trovo ciò di cui ho bisogno. Kai Sakamoto, ottimo avvocato di Tokyo, esperto in atti di successione, testamenti e donazioni. Sicuramente mi costerà un occhio della testa, ma voglio avere il migliore dalla mia parte. Max non capisce nulla di queste cose, ma non ho idea di chi sia la tipa con cui sta, quindi devo essere preparata qualora volessero intraprendere una causa legale per impugnare l'eredità di mia madre. Contatterò l'avvocato Sakamoto tra un mese circa, in fondo c'è ancora tempo. Mi sento un po' più calma e decido di andare a farmi un bagno rilassante. Prendendo l'occorrente ripenso ad un dettaglio. Sakamoto. Quel nome. Dove l'ho già sentito?